ricordi. Beh, partiamo dalla scelta, come mai Perugia e come è stata questa trattativa? Trattativa no, ci siamo più che altro conosciuti in Roma con il DS e con il Presidente e niente, ci siamo scambiati pensieri e voglie, motivazioni, che è la cosa principale anche per portare avanti trattative, diciamo, tra virgolette, quindi durata pochissima. Credo che sia questo, la voglia di fare, perché evidentemente io ho un'età e sono consapevole di avere diversi campionati in queste gambe, ma tanta voglia di fare e di contagiare e di trasmettere a una squadra che comunque già è forte, già ha ottenuto dei risultati e vengo a dare il mio contributo. Tu sei partito giocando in avanti, poi nel corso degli anni hai arretrato un po' la tua raggio d'azione, no? Centrocampo, adesso difesa. All'occorrenza potresti ricoprire diversi ruoli e dove ti aspetti che il mister ti faccia giocare? Diciamo, sono partito in carriera come mediano basso, dopo sono diventato in Italia un centrocampista un po' più offensivo, addirittura a volte anche trequartista o qualcosa in più. Con gli anni sì, ho ricoperto forse i ruoli che mi piacevano di più, cioè davanti alla difesa o mediano, anche in sala. Gli ultimi 3-4 anni qualche presenza e adesso a Siena ho fatto praticamente tutto il campionato di centrale difensivo, dove mi sono trovato bene, mi è piaciuto tantissimo giocare lì, una squadra comunque propositiva, perché giocare dietro a 3 o a 5 a volte non vuol dire essere difensivo, se no giocare per far male, a volte difendersi come si deve, ma non vuol dire essere numericamente in più, ma per difendersi, no? Per essere più offensivo, almeno come lo interpreto io. È stato così a Siena e forse è quello che le idee che avevano anche quelli della società quando abbiamo parlato. Il centrale difensivo dai piedi buoni, in effetti, è quello che fa ripartire un po' l'azione. Sì, quello dove sarò potrò essere utilizzato, devo parlare sicuramente prima col mister che ancora non lo conosco, quindi come ho detto prima, bisogna mettersi prima di tutto fisicamente, che so sicuramente il leggero ritardo, anche se ho lavorato per un mese e mezzo, ma lavorare da solo e fare dei lavori anche dai professionisti, quando non giochi partite continuamente non ti senti calciatore. Quindi prima di tutto voglio esserci alla pari dei compagni, dopo essere uno in più del gruppo per poter giocare una maglia titolare. Conosci qualcuno del giocatore di Perugia? Sì, conosco diversi. Ci sono diversi calciatori che giocano contro, evidentemente di Letarei, un ragazzo che ha fatto una bellissima carriera in grande piazza, ma conosco anche Felipe, conosco Crescenzi, conosco Edifi, è brutto parlare di tutti quelli che conosco, anche quelli che uno pensava in Serie C, giocatori di grossa qualità, che hanno giocato in categorie inferiori perché le carriere e le circostanze del calcio, ma hanno adesso la possibilità di mostrare una categoria superiore le loro qualità. Su Flores, che è uruguaiano, sì, adesso l'ho conosciuto in spogliatoio, ma non lo conoscevo perché io comunque sono un po' di anni che sono qua in Italia, quindi non è niente facile seguire il calcio in Uruguay. Insomma, avrei un ruolo anche magari dare una mano a lui che arriva adesso. Ma non soltanto a lui. Uno quando è 36-37 in uno spogliatoio c'è da dire qualcosina anche ai più grandi, come mi è capitato. Adesso non c'è più nessuno più grande di me, ma con Otto che ho fatto un pranzo prima di venire qua, è contento perché non è più vecchio della squadra, quindi
Niente, non c'è da dire una parola o rimprovero, c'è sempre stato, ben accetto anche quando me lo fanno a me, quindi fa parte del calcio anche questo. Se in questo caso un ragazzo che si inserisce nel calcio italiano, che è difficile con la lingua, a volte con la cultura italiana, posso essere un po' di aiuto, sicuramente lo farò. Dei tanti tecnici che hai avuto nella tua carriera italiana, quale ti senti di avere, da quale ti senti di avere preso di più, imparato di più? Sarei ingrato per tutti quanti, per tutti quelli che ho avuto, perché da tutti impari, anche quelli che forse ti hanno giocato poco e ti hanno rimproverato di più, perché anche da quelli forse impari di più. Ho avuto tanti molto bravi, da Guidolina a Seman, a Delio Rossi, a Cosmi, nominali tutti, Berretta, ho avuto tantissimi allenatori, Passarella, Nazionale, tanti allenatori con diverse ottiche calcistiche, scusate, ma con un fin di far male, di dare spettacolo e di vincere, che è la cosa fondamentale nel calcio, anche con diversi modi di giocare, ma tutti vogliono lo stesso, quindi come dicevo prima, le cose principali sono le motivazioni, dopo vengono le altre, la tattica, la voglia, la corsa, ma con le grandi motivazioni si ottengono delle cose. Fisicamente come ti trovi? L'ho detto prima, credo di essere leggermente in ritardo perché è una squadra che inizia il 7 luglio, penso, senza ancora aver visto, che siano messi meglio di me, se non è preoccupante. Chi di più non ce ne sono però, eh? No, chi di più no, dopo che passi 27-28 anni comincia a capire che bisogna fare una vita da professionista vero anche quando non giochi, quindi fino a che c'hai 25-26 qualche filetto te lo puoi anche permettere. Senti Guillermo, quando abbiamo letto il tuo nome, almeno personalmente eravamo rimasti a quando giocavi in attacco, poi abbiamo aperto i siti e abbiamo visto che hai giocato a Siena da difensore nell'ultimo campionato, quindi cioè, per me personalmente, magari ma anche per qualche tifoso è stata una sorpresa, diciamo, vederti giocare in quel ruolo. Ecco, se tu ti potessi descrivere come caratteristiche da difensore, diciamo, quali qualità ti potresti riconoscere da difensore e dove invece credi di poter migliorare? Migliorare sempre, si deve migliorare perché c'è sempre da imparare nel calcio, da tutti. Credo, dipende se l'allenatore mi farà giocare difensore centrale, anche centrale in tre da dietro, credo che quello che mi chiedeva anche l'allenatore che avevo a Siena è di dare permanentemente copertura, fare in modo che lo stopper riesca a poter giocare d'anticipo, se no è inutile giocare a tre dietro, e poter, quando abbiamo la palla, essere un aiuto al centrocampista, poter fare gioco. Quando di solito il mediano basso, quasi tutte le squadre in Serie B l'anno scorso è capitato, vengono a giocare sui attaccanti, vengono a giocare sui mediano basso, fare gioco con il centrale che la palla sia pulita da dietro, e quello è l'obiettivo dell'allenatore che avevo assieme. Se hai una squadra che vuole fare gioco da dietro perché gioca il calcio pulita, e l'interpretazione era quella. Adesso ho giocato anche avanti la difesa, ho giocato anche in mezzala, io ho fatto le ultime tre partite e tre quartiste con Rosino davanti, perché non avevamo punti. Se non avete bruciato lo setti plasmati, quindi uno si adatta anche a delle situazioni, e comunque è positivo dove ti mettono, ti fanno giocare adesso. Io credo che l'allenatore mi ha fatto giocare per 34 partite titolare dietro in difesa 3 per questo motivo. Adesso c'è sempre da imparare, penso di avere un buon giocatore perché diversi anni, qualche gol difensivamente, penso di aver fatto abbastanza bene. Ho imparato tantissimo, mi piace tanto anche giocare lì, imparerò anche qui dei miei compagni, perché ci sono tanti compagni esperti, e l'allenatore dipenderà che cosa vorrà di me in questa squadra. Tu a Lecce eri proprio una bandiera, no? E sei rimasto anche, se non sbaglio, perché avevi la voglia di portare subito il Lecce in alto. È quello che ti è sfuggito lì, magari ti senti, anche per questo hai scelto Perugia, magari di riportare
Come ci pensate? Secondo te la squadra è pronta per sognare anche una promozione, nonostante sia una neopromossa? Diciamo che Lecce è stato diverso, noi siamo andati di Serie A in Serie C, processi per altre cose calcistiche che non si parlano quando parliamo di quello. E la ribalta, voler sempre vincere, salire di categoria, sempre ci sta, o di salvarsi di Serie A. Noi, io e Lecce, abbiamo vinto due campionati di Serie B. Serie C non siamo riusciti e capita anche quello, essere la voglia di ottenere i risultati. Penso che il grande obiettivo di questa squadra sia di, senza aver parlato con nessuno, e di fare 53-54 punti più presto possibile. Dopo di là si vedrà quello che si può ottenere, perché in un campionato così lungo, con tantissime squadre forti, e non si può dire vogliamo andare a vincere un campionato, vogliamo fare top punti, perché non si può, perché è un campionato molto difficile, lunghissimo, e si è visto, e si vuole vedere tutti i campionati passati, squadre forti con nomi, sono retrocessi, come anche l'anno scorso la Novara, che è una squadra abbastanza attrezzata, e è retrocessa. Appunto, parlando del campionato di Serie B, che campionato è? Senso, quali sono le qualità che non possono mancare? Secondo me la tensione, la solidità, una squadra solida, se vai all'esempio di Palermo dell'anno scorso, ritrovato solidità dopo 7-8 partite, ha stravinto un campionato che evidentemente aveva una rosa di grossa qualità, ma le prime 10 partite, anche se c'hai la qualità, se ti fanno gol, dopo è duro andare a riprendere le partite in Serie B, perché parecchie squadre si difendono bene, si difendono a 11, anche se trovi squadre che non giocano un bel calcio, ma sono utili, diciamo, in modo di giocare calcio. Sono squadre un po' più rognose, squadre un po' più attrezzate tecnicamente, ma tutte quante difendono in 11 sotto palla. Hai detto 36-37 anni, come dici tu, però mentalmente quanti te ne senti? Io oggi sono un bambino, cioè ho voglia di andare in armi, perché sono consapevole di essere indietro fisicamente, infatti parlavo col prof, non vedo l'ora di due settimane almeno di essere alla pari dei ragazzi, soltanto quello, perché se no non stavo qua. Ringrazierò sempre al presidente e al direttore che mi hanno dato la possibilità di poter indossare questa maglia, che è una maglia che ha grossa storia. Sono 10 anni che non vedo la Serie B, ma io ci ho fatto qui contro Liberani, contro Brizas, ho perso anche qua in Serie A, e era una signora piazza, quindi sono molto onorato di vestire questa maglia e darò il massimo per questi colori. Ho fatto la domanda sugli allenatori, perché hai avuto Zeman. Sì. Mister Camplone, molti lo additano il suo gioco molto simile a quel 4-3 suo, a quello di Zeman. Ecco, che anche se nell'ultima parte del campionato, anche quest'anno, ha un'alternativa con 3-5-2. Quindi volevo sapere come ti hai ritrovato nel 4-3 di Zeman. Il 4-3 di Zeman era una mezzala, si è fatto un grandissimo campionato a Lecce e si è fatto benissimo. E la Serie A è diverso, in Serie B già con sé, ma pure ho fatto 6 mesi, era una situazione molto diversa anche quella, ho fatto pochi punti. È un grandissimo allenatore, un maestro sotto il punto di vista credo offensivo, sotto il punto di vista difensivo, credo che ci siano piccole lagune, ma è un modo di vedere il calcio, è evidente, perché una squadra che prende così tanti gol in Italia sia strano, ma lui fa quel calcio, ci crede, e evidentemente è bellissimo da giocare, a volte si rosica molto quando si perdono dei punti per voler andare in tanti uomini in avanti, è quello, ma è quello che è successo quando ho giocato la Lecce, però ci siamo salvati facendo un grandissimo campionato. Quanto ci vorrà, secondo lei, stimando, per essere in buona condizione? Non lo so, no, ma io ho fatto il grosso lavoro
fisico, adesso fisicamente credo di essere un po' quello in ritardo sicuramente, ma penso un paio di settimane, 10 giorni, per essere penso alla pari dei miei compagni. Hai sentito Cosmi? No, non ho sentito, l'ho firmato oggi, quindi no, non ho sentito. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.